Gamberini, uno dice le elezioni, il voto è regionale. Sì, ha ragione. Dal 2018 ad oggi, quindi nell'arco degli ultimi 2 anni, Sì. e in gran parte al 99% dopo le elezioni politiche del 2018, 10 regioni o province autonome sono passate dalla sinistra al centrodestra, 10, l'Italia ne ha 20, cioè il Piemonte, Friuli Venezia Giulia, l'Umbria, la Basilicata, il Molise, l'Abruzzo, la Calabria, la provincia di Trento, la Sì. Sicilia e la Sardegna. Sì. Ce ne sono tre che poi, come dire, la Lombardia, dove adesso non si vota, e Veneto, dove mi pare che si possa dire che rivincerà Zaia e il Sì. centrodestra, no? La Liguria pure mi pare che insomma sia di quelle già attribuite, e sono 13 regioni. Dopodiché noi abbiamo altre regioni dove si voterà, non mi voglio sbilanciare, ma qualcosa la vincerà il centrodestra, no? Se sarà la Puglia o non sarà le Marche o sarà quell'altra, insomma. Quindi voglio dire che c'è una tendenza democratica del paese, dal confine di Tarvisio a Lampedusa, che vota per il centrodestra da 2 anni a questa parte. Poi perché hanno fatto il governo? Se lei chiedesse a Renzi perché sta in maggioranza con l'Azzolina, le direbbe perché abbiamo dovuto bloccare quelli, che sennò Sì. quelli mangiavano i bambini, portavano il nazismo in Italia. Quindi c'è un governo che non ha un'idea, non ha uno straccio di idea. E si è formato l'estate scorsa per qualche errore tattico, secondo me anche di Salvini, ma perché bisognava tenere i barbari, che saremmo tutti noi, fuori dalle porte. Quindi la democrazia va da una parte, il reggimetto va da un'altra. Chiamo reggimetto perché il regime di Conte e di Azzolina non è manco un regime, è una specie di Dandini show con le imitazioni della Guzzanti. Detto questo,